Ciao a tutti ragazzi e ragazze, per chi non mi conoscesse sono Selene, vi invito a supportare il mio canale lasciando un piccolo like se il video vi dovesse piacere e ad iscrivervi. Oggi proverò insieme a voi la nuova, cioè l'ultima palette uscita in casa Nabla, ovvero la Side by Side Nude Palette. Eccola qua, vi faccio vedere il packaging. Non so se si riesce a percepire, ma questi disegni sono olografici e sono sul dorato, riprendono molto il colore della base della palette che rimane soft touch, è piacevolissima anche da toccare. E dietro lo stesso, ci sono gli stessi colori, però non sono, vedete, come questi specchiati. Allora, l'ho comprata diverso tempo fa, ma non ho ancora avuto modo di utilizzarla, perché la stavo conservando come se fosse una reliquia praticamente. Adesso l'apriamo insieme. Ho ancora il cartoncino e vi mostro i colori. Eccola qua. Non so se riuscite a vederli bene. Abbiamo sia toni caldi e sia qualche tono freddo. Infatti oggi andremo a realizzare due look, uno caldo e uno freddo, perché mi incuriosisce molto tutta quest'ultima fila e anche questo colore. Vediamo un po', e ci sono anche dei toni neutri all'interno. Allora, quindi farò due occhi diversi. Questa palette ha una forma quadrata, non vi faccio vedere lo specchio perché è enorme, però considerate che, cioè, se ve lo dovessi far vedere, vedreste il riflesso. Comunque, considerate che tutta questa parte all'interno contiene lo specchio, che è molto utile per truccarsi. Quindi iniziamo subito, procediamo. Mi metto un attimino i becchi d'oca per portare all'indietro i miei capelli, che sono sempre in mezzo alle scatole. Ok, non so neanche io da dove iniziare, so soltanto che voglio utilizzare assolutamente i colori freddi, però non ancora. Prima voglio provare, insomma, tutti gli altri, quelli li lasciamo per ultimi, via di suspense. Allora, prendo il color Bonjour, che è questo, e lo applico. Scusate, mi aiuto con lo specchio, altrimenti sono troppo lontana e non vedrei niente. E lo applico su tutta la palpebra, anche sotto il sopracciglio, e sfumo. Ecco qua. Ok, arrivati a questo punto, prenderei un pennellino a penna. Proviamo a fare un trucco color bronzo, che ne dite? Andiamo sui classici bronzi. Mi serve un colore scuro, un marrone scuro, quindi prenderei Tempera, che è questo. Questo qua, eccolo qui. Prendo Tempera con un pennello appunto a penna e lo passo sia nella parte esterna dell'occhio, qua lo tampono, qua vado a creare una piccola V, ne prendo un altro po'. Molto intenso ed è quello che vogliamo. E poi cosa faccio? Oltre a portarlo nella parte esterna, sempre con lo stesso colore, lo porto anche nella palpebra, tra le due palpebre, nella palpebra intermedia. Lo porto sempre picchiettando e vado a fare come un disegno circolare del mio occhio. Non vi spaventate se lo vedete così, poi andremo a sfumarlo, eh. Arrivo fino a qui, qua. Ok, e ci siamo come base. Poi prendo un pennello da sfumatura, ne prendo sempre uno della Nabla, questo è della vecchia collezione. E cosa faccio? Sfumo tutto il colore verso l'esterno, qua nella parte finale, e anche qua. Allora, il mio intento è quello di fare un soft smokey eye, vediamo se riusciamo. Mi avvicino per farvi vedere, devo sfumarlo ancora qui, qua. Continuo adesso facendo una sfumatura tondeggiante nel mio occhio. Sfumo, 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 sfumo. Lo porto anche qua verso l'interno. Continua a sfumare il trucco.
Allora, ecco qua. Mi guardo meglio da dritto. Scusate un secondo, mi sono nascosta, ma volevo vedere come fosse il risultato vedendomi dritta. Allora, cosa faccio? Riprendo qua e continuo a sfumare. Allora, verso l'esterno. L'intento è quello di lasciare la parte centrale più chiara, mentre andiamo a scurire sia quella esterna e anche quella interna all'occhio. Continuo a sfumare. Il segreto per uno smokey eye, diciamo da giorno, è quello di sfumare per bene tutto. I colori e soprattutto quelli scuri. Allora, ok, direi che ci siamo. Adesso cosa faccio per intensificare ancora di più questo colore scuro? Prendo un pennello così, tagliato di lungo, riprendo sempre lo stesso colore e lo passo vicino alle ciglia superiori. Scusate, devo guardarmi per forza in questo specchio, altrimenti sono troppo lontana. Proprio l'attaccatura delle ciglia, andiamo ad attaccarlo senza creare una codina, ma semplicemente scuriamo, ecco qua, la parte vicina alle ciglia. Poi con il pennello appena di prima prendo un altro pizzico di colore e vado a rimarcare questa sfumatura. Ok, in pratica deve rimanere libero soltanto lo spazio all'interno della palpebra. Adesso, per non creare un colore tutto omogeneo, tutto uguale, cosa facciamo? Prendiamo un pennello da sfumatura però leggermente più piccolo, come ad esempio questo che è sempre della Nabla, e prendiamo come colore sempre un marrone però un po' più caldo questa volta. Prendiamo Burnt Sienna, scusate che è questo, prendo un po' col pennello, scuoto un po' via l'eccesso e vado a ripassarlo qua all'interno della piega. Sempre per aiutarmi nella sfumatura. E poi che faccio? Lo porto sempre verso l'esterno e verso l'alto, soprattutto ricordatevi. Così. Poi, vedete che adesso qua non sembra pulitissima la parte tra la sfumatura e la sopracciglia. Prendiamo semplicemente un pennellino piatto, riprendiamo il colore chiaro che era Bonjour e lo andiamo a mettere qua per aiutarci appunto nello sfumare il colore per lasciare più spazio tra la sfumatura e la sopracciglia. Ecco qui, già meglio. Adesso prendiamo un bel colore, sono indecisa, vorrei usarli tutti. Dai, prendiamo Better Society oppure Cedar Wood, sono indecisa, perché sono indecisa tra questi due. Dai, proviamo con Cedar Wood, con il pennello piatto e poi sopra andiamo a metterci Better Society, sì. Ecco qua, Cedar Mood. Wood, pardon, e lo applico nella parte esterna qua, lasciando sempre il centro luminoso. Così. Ok. Adesso per andare ad illuminare, Pater Society mi sembra un po' troppo scuro, andiamo di un colore un pochettino più luminoso e possiamo provare Body and Soul, che è questo qua della palette Body and Soul. Lo prendo direttamente col dito, è morbidissimo, guardate qua,
Vado a picchiettarlo nella parte centrale dell'occhio. Che bella texture che ha questo. Adesso mi aiuto con un pennellino per amalgamare tutto. Ok, mi avvicino per farvelo vedere meglio. So, mi si è spenta la luce, ecco perché. Vediamo un po' se con la luce riuscite anche voi a vederlo meglio. Ecco qua. Allora, questo è il risultato. Però per andare a rendere ancora più luminosa la parte centrale, vado a prendere con un altro dito Ray of Light. Light, che è questo, lo prendo e lo vado a picchiettare sempre nella parte centrale per rendere appunto questa zona ancora luminosa. Ecco qua, e questo è già il risultato. Adesso riprendo il pennellino piccolo, prendo il colore tempera e lo porto nelle ciglia inferiori. Vado proprio a sporcare le ciglia e mi congiungo con la sfumatura. Ecco qua. Adesso, per dare ancora un pochettino più di luce a questo look, prendiamo sempre Ray of Light e lo passiamo nella. Sotto il sopracciglio, proprio per dare più luminosità, con un pennellino morbido. E poi, volendo, possiamo prendere sempre lo stesso colore luminoso e metterlo nella parte iniziale dell'occhio per dare un punto luce per illuminare ancora di più. Questo è il primo look. Adesso passiamo all'altro occhio e facciamo un altro look completamente diverso. Allora, metto da parte i pennelli che ho già utilizzato. Cosa prendo? Prendo un pennello da sfumatura e sono curiosissima di provare Cubism, che è questo. Allora. Lo prendo con il pennello da sfumatura, scarico un po' l'eccesso e cosa faccio? Mi concentro nella parte finale dell'occhio e poi vado a sfumare verso l'interno. Lo faccio da questa parte così mi vedete meglio e guardandomi allo specchio più da vicino, altrimenti rischio di cavarmi un occhio, come sempre d'altronde. A me piacciono molto i colori freddi. Voi siete più persone a cui piace truccarsi con i toni freddi oppure con i toni caldi? Allora, porto verso l'alto la sfumatura e verso l'interno. Sfumo ancora un po'. Ecco qua. Vorrei portarla ancora di più verso l'alto. Poi non vi preoccupate, eventualmente puliamo sotto, eh. Cioè, per aggiustare la sfumatura quando risulta essere troppo bassa, oltre a pulire adesso col dito, possiamo aiutarci con un correttore e portare la sfumatura sempre più verso l'alto. Riprendo un altro po' di colore e vado un po' più su anche nella piega. E sfumo verso l'alto. Devo dire che a me gli ombretti di Nabla piacciono sempre tanto, eh. E questa palette per adesso non sta deludendo le mie aspettative. Ho praticamente tutte le palette di Nabla. Mi sono soltanto lasciata scappare le due palette glitter, purtroppo. Spero che prima o poi torneranno disponibili o ne usciranno delle nuove. Ecco qua. A sfumare portando verso l'alto e questo è il colore. Ora cosa facciamo? Andiamo ad intensificare sempre la parte esterna
con anti-LED, che è questo. Allora, dalla telecamera sembra un blu scuro, blu notte. In realtà, visto insomma dal vivo, sembra più un nero, però un nero grigio, ecco, non so esattamente come spiegarlo. Comunque ne prendo un pochino, senza esagerare, e intensifico questa parte finale. Vado a sporcare vicino alle ciglia e poi vado in sfumatura verso l'esterno, portando sempre il prodotto verso l'alto. Riuscite a vedere quello che sto combinando? Sì. Scusate, ma sono molto concentrata perché è la prima volta che utilizzo questa palette e non vedevo l'ora di utilizzarla. Ok, porto anche verso l'esterno. Questo è il risultato finale. Vi ripeto, non vi preoccupate per questa parte perché la andremo a sistemare successivamente. Adesso sono curiosissima di poter provare Love Ritual, che è questo colore qua. Ovvero è uno shimmer, un colore luminoso comunque, con dei riflessi tipo tortora, grigi. Guardate qua, bellissimo. E vado ad applicarlo nella parte iniziale dell'occhio. Ecco qua. Non so se riuscite a vedere l'effetto. È vicino. Ah, non mi piace per niente questa sfumatura e andrò ad aggiustarla. Cosa faccio anche? Prendo un pennello da sfumatura più ampia e continuo a sfumarla per ammorbidirla e la porto sempre più verso l'alto e poi andrò a correggere con un correttore direttamente. Allora, ho sentito che alcune persone hanno, tra virgolette, criticato questa palette per via della scelta cromatica, ma mi sembrano delle critiche piuttosto sterili, perché per quanto riguarda la scelta cromatica, chiaramente se una palette si chiama Side by Side Nude Palette, all'interno non possiamo aspettarci un blu elettrico, mi sembra più che ovvio questo. Perciò io sono contentissima della schema colori di questa palette, anche perché sono i colori che più posso utilizzare per appunto tutti i giorni. Allora, adesso riprendo un altro po' di Ray of Light e vado qua, sempre sotto le sopracciglia, ad illuminare. Ok. E inoltre lo utilizzo anche lui come punto luce per questo look. Mi metto sempre da questa parte. Sì, da questa. Ok, ci siamo. Adesso, se vogliamo intensificare ancora di più questo look, ad esempio, prendiamo una matita nera. Io in questo caso utilizzo la Boom by Black, sempre di Nabla. E andiamo a passarla nella parte interna delle ciglia, ok? Non sopra, ma dentro, in questo modo. Vedete? Fa un po' il solletico, eh? Però questo trucchetto va a intensificare immediatamente lo sguardo. Considerate che io porto anche le lenti a contatto, quindi mi fa ancora più ridere. Devo cercare di trattenermi per non fare disastri. Ok, adesso faccio lo stesso anche nell'altro occhio. Mi metto sempre qua così vedete meglio.
Ok, i due look sono terminati. Possiamo aggiungere qualcos'altro? Direi di no. Adesso vado a sistemare questa sfumatura qua, la porto un po' di più verso l'altro e arrivo subito con il look terminato anche con il mascara. Tornata. Cosa ho fatto? Ho semplicemente aggiunto un po' di colore, aspettate che non ricordo il nome, un po' di Untitled. Allora vi faccio direttamente vedere. Ho aggiunto un po' di questo colore scuro sotto qua le sopracciglia e ho aggiunto il mascara. Allora, non mi piacevano le luci di dove ero prima e sono tornata al mio adorato bagno. Vedete come riflettono molto meglio i colori? Mi avvicino ancora di più. Con questi, secondo me, sono due trucchi entrambi portabili da giorno. Vediamo un po', proviamo con questo e questo. Non so, ditemi voi, preferite la parte calda oppure la parte fredda? Come ultimo passaggio immancabile, metteremo il rossetto. Levo sempre il burro cacao che metto e con questa matita di Nabla che è la Velvet Line e questo è il, scusate, è il colore Touch Me. Andiamo a fare a disegnare il contorno delle labbra. L'ho temperata prima, cioè l'ho temperata off camera. Non lo so, ho diverse soluzioni di Nabla, però in realtà io sono un amante del colore Ritual. Non so se l'avete mai visto, ma è bellissimo. Però ho anche questo qua della collezione Dreamy, che rimane lucido, ed è Mood for Love. Vabbè, facciamo così. Questi ve li faccio vedere swatchati nel mio polso. Allora, questo è Mood of Love. Che è un bellissimo rosso arancio, bellissimo anche questo. Poi ho questo che è Sweet Gravity e anche altri. Ho scelto questi tre perché potevano essere quelli che stavano meglio con questo look. Oppure il mio preferito è Ritual. Sì, lo faccio vedere. Non fatevi spaventare perché è un po' scuro, eh. Però secondo me ci sta meglio con entrambi i look, perché è marrone e quindi riprende il colore di questo. E poi è freddo, quindi riprende il colore di questo. Perciò sì, metto questo. Concentrazione. Il nome è bellissimo, io sono un amante dei marroni. Adesso vabbè, speriamo di riuscire a struccare questa cosa dal braccio. Gli do velocemente una pulita e leviamo i becchi d'oca, che sono una cosa orribile. Scuotiamo un po' i capelli. Questi sono i due look terminati, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ripeto, questa è la parte realizzata con i toni freddi e questa invece è quella realizzata con i toni caldi. Che ne dite? Allora, se vi va, sostenetemi con un pollice lì in su e iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Vi ringrazio per avermi seguita e vi mando un bacio. Grazie, ciao ragazzi, ciao ragazze.